Buongiorno a tutti, siamo collegati con Mario Rusconi per commentare un fatto assolutamente drammatico di questi giorni, fatto che mai e poi mai avremmo voluto commentare, però la cronaca, il dovere di cronaca ci porta anche a questo. Mario Rusconi è, come sapete, il presidente dell'ANP Roma, ha una lunga e grande esperienza in ambito scolastico, quindi con lui proprio parliamo di questo. Senti Mario, non ci sono parole per descrivere ciò che è accaduto a questa povera ragazza che è stata così incredibilmente uccisa dal suo fidanzato, almeno queste sono le risultanze che abbiamo in questo momento. E già si sta aprendo una lunga catena di commenti, di osservazioni. La scuola dove sta? Ma perché la scuola non fa qualcosa per questo? Apriamo subito un percorso per attivare corsi di educazione al rispetto e così via. Tu che cosa ne pensi di questo? Davvero tu pensi che la scuola possa fare qualcosa di importante? Ma io penso che non smetterò mai di meravigliarvi della, mi spiace usare questa espressione, della superficialità con cui spesso l'opinione pubblica, talvolta anche eminenti personaggi politici, intervengano sulla scuola. Nel senso che appena succede un episodio di qualsiasi tipo, dal bullismo allo spaccio a fatti gravissimi come questi che riguardano questa povera ragazza, immediatamente si dice cosa fa la scuola, molto meno chi tira fuori questo argomento dice cosa fa la società, cosa fa la famiglia, cosa fanno le istituzioni per la scuola. Quindi questo ormai è un leitmotiv che siamo abituati a sopportare. Quello che però mi meraviglia è che in questa situazione siano stati così evocati alcune necessità di cambiamenti. C'è chi ha parlato persino di una legge da fare per discutere nelle classi tra i ragazzi per indurre al rispetto per la diversità, per le donne e così via. Quando queste questioni già esistono da anni nella scuola italiana. Ecco, quindi voglio dire, non è che la scuola o comunque il ministero su questo tema, su questi problemi, sia fermo, perché delle cose sono già state fatte, delle cose si stanno muovendo. Tu, per esempio, cosa ne sai? Cosa hai visto in questi ultimi mesi proprio su questo terreno? Ma infatti lo sbigottimento, altro termine non riesco a tirar fuori, relativamente a tutte queste richieste che vengono fatte da istituzioni esterne, da parlamentari, eccetera, nasce dal fatto che non si tiene conto e quindi non si conoscono i fatti della scuola, che noi insegnanti, noi presidi conosciamo. All'inizio di quest'anno è stata istituita una commissione per ridare, è stato detto, all'autorevolezza alla scuola partendo da una rivisitazione proprio dei comportamenti degli studenti, il famoso statuto degli studenti e delle studentesse. Ne faccio parte anch'io, ci sono professori universitari, pedagogisti, magistrati di vario orientamento, tra l'altro culturale e direi politico in senso ampio. In più, già da luglio c'era una commissione che si è interessata in modo particolare dell'educazione alle relazioni, che quindi tratta proprio di queste tematiche, e era stato già annunciato da giorni prima ancora di questo atroce delitto, era stato già annunciato che mercoledì il ministro Valditara avrebbe diciamo, dato contezza con una pubblica diciamo, conferenza stampa dei risultati di questa commissione, di cui conosciamo già bene le caratteristiche, le specifiche tecniche. Tra l'altro, questo, come dire, modo di scaraventare, usiamo questo termine forse anche un po' pesante, sulla scuola e sugli insegnanti, tutta una serie di problemi sicuramente
non fa bene né alla scuola ma neanche a chi propone questo, perché poi in questo modo gli insegnanti si sentono davvero molto, molto sotto pressione. Io nei social stiamo leggendo reazioni anche pesanti da parte degli insegnanti. Molti dicono basta, non ne possiamo più, non potete chiamarci in causa ogni volta che c'è un problema. Cosa ne pensi in proposito? In varie situazioni abbiamo messo in risalto anzitutto la crisi della famiglia, la crisi poi in generale della società. Noi pensiamo, ad esempio, e consideriamo quanto incidono su comportamenti aggressivi i social attualmente, tutta quell'apparato, diciamo così, diabolico che ormai ha sviluppato completamente i nostri ragazzi. La scuola cerca di mettercela tutta, però al di là di questo possiamo avere sicuramente delle carenze. Il non capire che però la scuola sta già operando, cioè la commissione che si interessa proprio di educazione alle relazioni, ha elaborato un piano che verrà presentato mercoledì proprio al Ministero, molto preciso, che tra l'altro coinvolge gli studenti stessi, cioè in poche parole, non dico per la prima volta, ma probabilmente una delle prime volte che per organizzare un percorso di ricostruzione dell'autorevolezza della scuola, del rispetto non solo delle ragazze, attenzione, ma direi e delle donne, ma anche il rispetto del diverso, il rispetto del disabile, il rispetto dell'emigrante, dell'emigrato e così via. Già in queste commissione, diciamo, è già previsto che ci sia questo intervento diretto dei ragazzi che lavoreranno con degli psicologi, lavoreranno con persone, diciamo, il cosiddetto metodo Balint, eccetera. E sentire che poi in Parlamento, sciorinato da tutti i telegiornali, qualcuno si inventa, bisogna fare una legge qua, là, ma è chiaro che insomma lascia molto perplessi, perché poi noi ai ragazzi, non solo con l'educazione civica, diciamo le istituzioni vanno assolutamente rispettate, devono essere anzi venerate da voi ragazzi, ma le istituzioni però si devono meritare il rispetto dei ragazzi. E spesso, delle volte, diciamo, prendono un 5 se non un 4, tanto per utilizzare i voti che noi brandiamo come armi contro i nostri studenti. Senti Mario, però forse converrai con me che almeno in parte c'è anche un problema di formazione dei docenti, soprattutto in alcuni ordini di scuola, perché, come dire, la formazione psicopedagogica dei docenti non è proprio così brillante, in particolare nella secondaria di secondo grado e forse un pochino anche in quella di primo grado. Sbaglio o cosa? No, io concordo pienamente con quello che dici. Quando vengono riportati i dati positivi della scuola primaria, si dice spesso, dati che sono incontrovertibili, sono a livello non solo nazionale, ma anche internazionale, si dice vabbè, ma tanto sono bambini piccoli, eccetera. No, e il fatto è che il maestro, anzi la maestra, diciamo, sono quasi tutte per fortuna donne, la maestra ha una preparazione psicopedagogica che poi diventa molto, molto sbiadita per quanto riguarda la scuola media e la scuola media superiore. Non è un caso che da anni come associazione preside abbiamo chiesto la reintroduzione anche di uno sportello psicopedagogico. Attenzione, non solo diretto ai ragazzi e ai genitori, ma anche agli insegnanti. Cioè, io insegnavo prima di fare il preside latino e greco, la mia preparazione in ambito psicopedagogico derivava da letture che potevo aver fatto per conto mio, ma devo avere un supporto da parte appunto di un tecnico in questo senso. Il fatto stesso di aver introdotto il tutor solamente nel triennio delle scuole superiori è già un passo in avanti, e mi sono meravigliato quando c'è stato un'alzata di scudi da parte, per esempio, di alcuni sindacati, che appunto hanno sostenuto che non doveva essere inserito nella scuola, e poi sono stati smentiti dalle richieste molto forti, diciamo, da parte dei docenti. Certo, per risanare una situazione così ampia, così difficoltosa, non basta semplicemente la scuola. La scuola ha un dovere, cioè che gli insegnanti siano sempre più preparati, che siano sempre più disponibili
disponibili a quello che è l'elemento fondamentale di un docente, ascoltare gli studenti. Se io ho una buona capacità di ascolto in tutti i sensi, non solo psicologicamente, umanamente, ma anche dal punto di vista culturale, riesco a intervenire per cercare di modificare dei comportamenti cognitivi dal punto di vista scolastico o comportamentali che non ritengono siano adatti. Quindi bisogna molto investire sugli insegnanti. Ci sono dei tentativi, diciamo, ormai da un po' di anni, sono ancora tentativi che noi vorremmo rafforzati, però. Senti Mario, tu sai, conosci quel proverbio africano, così pare, che dice per crescere un bambino, per crescere un ragazzo ci vuole un villaggio. Ma non è che forse nella nostra società in questo momento manca proprio il villaggio? Ma sì, secondo me la nostra società, anzi, ha pensato che quel proverbio riguardasse Paolo Villaggio, nel senso che l'ha buttato in comicità, insomma, perché l'opinione pubblica è forse il peggior nemico, mi spiace dirlo, di una buona scuola, buona naturalmente nel senso efficace, perché l'opinione pubblica è fortemente distratta da mille situazioni e non pensa alla scuola. Io ho una grande esperienza come te in ambito scolastico. Le famiglie si rivolgono anche a me, famiglie anche di non del mio liceo, del Pio Nono Laventino, altre famiglie, quando hanno un problema relativo al loro figlio. Però io mi aspetterei che, come siamo tutti attratti dalle vicende della nazionale di calcio, dal torneo di tennis di Torino, così mi aspetterei ogni tanto un cicinino, come si dice, di attenzione nei riguardi della formazione dei nostri ragazzi. Da quello dipende il nostro futuro, da quello dipende se questa nazione, se questo Stato, se il nostro popolo avrà la possibilità di rialzarsi oppure se precipiterà sempre più in basso. La scuola da sola non ce la può fare, ha bisogno di interventi anche dall'esterno e soprattutto di un'opinione pubblica più interessata alle problematiche scolastiche. Senti, concludiamo con il dato di attualità. Martedì è in programma in tutte le scuole d'Italia il minuto di silenzio per ricordare il dramma di Giulia. Tu cosa pensi? È un modo un po' per sciacquarci tutti quanti la coscienza o pensi che invece sia comunque un gesto importante che può aiutare i ragazzi a fare un po' di riflessione? Ma guarda, io ho l'abitudine, è chiaro che sono preside di un liceo, ho l'abitudine tutti i giorni quasi di portare i giornali che ho letto in classe ai ragazzi dicendo: guardate, il tema di maturità, quello sull'attualità, è scritto sui giornali, nel senso che i giornali trattano di queste questioni. Io Certo. vedo i ragazzi molto interessati da questo punto di vista. Tra l'altro, domani stesso noi parleremo di questi fatti che sono successi, ma abbiamo parlato dei fatti di Caivano, ma questo avviene, guardate, anche nelle scuole, lo deve sapere l'opinione pubblica, anche nelle scuole medie, anche nelle scuole elementari c'è una risonanza molto forte. Devo dire che gli insegnanti da questo punto di vista fanno un'opera educativa, per cui sentirsi dire che dobbiamo fare una legge per insegnare agli insegnanti come fare l'insegnante di fronte a queste cose, ci cascano le braccia e soprattutto rimandiamo a settembre, siamo molto buoni le persone che chiedono queste leggi. Quindi nella tua scuola il minuto di silenzio si farà. Ma secondo me si farà in tutte le scuole italiane. È una cosa talmente sentita, è talmente stato un obbrobrio e devo dire che non riguarderà solo questo momento. In tutte le scuole noi diremo: questo è, come dire, l'epifenomeno, un fenomeno, è la punta di un iceberg che è molto più ampia, che riguarda anche tante altre persone. Non è possibile assistere ancora a tanti fatti di violenza contro le donne, non solo contro le donne, ma contro i disabili e così via. Dobbiamo veramente bandire qualsiasi forma di aggressione e lo può fare la scuola, chiaramente deve essere aiutata dall'opinione pubblica. Bene, grazie a Mario Rusconi per queste sue considerazioni e davvero ci auguriamo che questo minuto di silenzio che ci sarà martedì in tutte le scuole d'Italia possa essere veramente una occasione per fare qualche riflessione tutti quanti insieme. Grazie ancora. Grazie a tutti voi.